Quali saranno gli effetti a lungo periodo sulla ricadute sulla Microsoft a lungo periodo dopo questa sentenza? Più che le ricadute sulla Microsoft, mi interessano le ricadute sul mercato, e quindi ci sarà maggiore concorrenza, si spera che ci sarà un accesso più libero ad alcune informazioni che in questo momento sono tenute segrete, e sono tenute segrete per una ragione precisa, quella di impedire l'interoperabilità e la concorrenza. Concorrenza vuol dire più innovazione tecnologica, prezzi più bassi, maggiore scelta, maggiore innovazione. Poi tutto questo, non c'è niente di, non c'è nient'altro. Lei si riferiva prima a questo sistema che ha definito spaghetti connection, non so, cose del genere. Praticamente, se c'è, diciamo, gli stessi realizzatori di questi sistemi hanno, diciamo, sotto un certo aspetto, una certa confusione su ciò che hanno realizzato, come è possibile riuscire a realizzare delle alternative, e quali, appunto, dato che specie qui in Italia c'è molta, non c'è una grande conoscenza sulle alternative, quali sono le possibili alternative a questo monopolio? Allora, il fatto che ci sia spaghetti code all'interno di programmi Microsoft Windows in primo luogo è dovuto al fatto che Windows è un progetto piuttosto grande e un largo numero di persone vi hanno lavorato in diversi tempi con diversi impegni senza avere una direzione precisa. Quindi questo ha portato a cattiva scrittura di software. Non è necessario però seguire quello che c'è nel codice sorgente, ma è necessario capire quello che succede all'interfaccia. Come se a me non interessa quello che c'è dietro lo schermo televisivo, nella misura in cui io ho una trasmissione che possa essere trasmessa da un televisore. Per cui una cosa è l'implementazione, che può essere buona o cattiva, una cosa sono gli standard di comunicazione. Quello che la Commissione chiede, e noi chiediamo che venga pubblicato, sono gli standard di comunicazione, protocolli, grammatica e semantica della comunicazione. Per cui il fatto che sia un'implementazione pessima, ci sarà un'implementazione migliore degli stessi protocolli una volta che riusciamo a capire cosa c'è in questi protocolli che sono tenuti segreti. Per cui le alternative a Microsoft si chiamano GNU Linux, si chiamano Samba, si chiamano OpenOffice, ce ne sono tante. Molto spesso non sono tecnicamente inferiori, semplicemente non riescono a parlare la stessa lingua, perché chi ha inventato questa lingua, o meno, ha preso la lingua già esistente e l'ha estesa, gli ha messo dentro le parole strane senza dire il significato che hanno queste parole. Per cui gran parte del lavoro non è in scrivere programmi fatti bene, ma cercare di capire quali sono queste specifiche. Queste sono risorse sprecate. Sono sprecati in molti sensi. Uno, perché non giungono prodotti nuovi, e due, perché quei prodotti nuovi che giungono sono costruiti da persone che perdono parte del loro tempo a cercare di capire qual è lo standard che devono seguire. Questa sentenza, anche considerando la rilevanza che ha avuto sui media nazionali e non solo, ha avuto un eco epocale, diciamo, sotto un certo aspetto, ma dopo questa sentenza la vicenda, per così dire, processuale, giuridica, è conclusa o ci saranno degli altri gradi, ci saranno delle ulteriori evoluzioni, e appunto se ci saranno, che prospettiva le vede questa evoluzione? Io posso vedere a breve termine, ci sono altri passi. È possibile che Microsoft impugni la decisione, il verdetto alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee. È come se fosse un ricorso in Cassazione, per cui è limitato ad alcuni aspetti della legge, quindi non può rifare tutto l'accertamento che ha fatto il Tribunale. Quindi è un procedimento più legato a: è stata rispettata, non è stata rispettata la legge in questa decisione. Poi ci sono altre iniziative in corso, c'è un nuovo ricorso da parte di alcuni concorrenti che vogliono usare lo stesso principio con altri protocolli che ugualmente Microsoft tiene segreti, sui DRM, sui programmi Office, su un sacco di cose interessanti che stanno emergendo, per cui non dico che siamo appena all'inizio, abbiamo fatto una buona pietra miliare, abbiamo contribuito a creare la legge, perché la legge europea si basa anche sui casi decisi, e il futuro potrà portare molte sorprese.
Un'ultima cosa, nella lettura della condanna, che cosa si intende per condanna a rilasciare informazioni sotto condizioni RAND? RAND è un acronimo, ben conosciuto nel campo, vuol dire condizioni ragionevoli e non discriminatorie. Voglio dire, le informazioni devono essere rilasciate. Sulle informazioni, sulle specifiche, sulle invenzioni che stanno dietro, ci sono dei diritti di privativa e quindi è consentito a chi è titolare di questi diritti di avere delle remunerazioni. Però è chiaro che se mi chiedono $1 milione per ogni copia, io poi devo vendere $1 milione per avere un minimo di guadagno, probabilmente 1.100.000. Per cui se le condizioni non sono ragionevoli, la concorrenza viene schiacciata più dalle condizioni che dall'abuso, quindi rafforzerebbe l'abuso. Non discriminatorio vuol dire che non posso scegliere la persona a cui dare queste informazioni, ma chiunque bussi alla mia porta io gli devo aprire. È chiaro che io gli posso aprire, ma se gli impropongo delle condizioni che non sono adeguate al suo modello di business, ad esempio, questo non è, è discriminatorio allo stesso modo. Per cui, come se uno dicesse, io non posso far entrare, faccio entrare tutti, ma non quelli al di sotto di 1,60 m e al di sopra di 1,90 m. Perché? E allo stesso modo, se io impongo a qualcuno di adottare una particolare licenza per i prodotti che risultano dall'accesso a queste informazioni, è questo che sta cercando di fare Microsoft, è quello che stiamo cercando di impedire, francamente. Lei nel suo discorso ha analizzato la società del software libero in Francia, ma com'è possibile? Quali sono le responsabilità delle istituzioni italiane, delle amministrazioni italiane, insomma, nei ritardi? Per lo sviluppo del software libero, che è una necessità così basilare? Beh, insomma, quali sono le responsabilità delle amministrazioni italiane? Non te lo so dire, io da molto tempo non sono più in Italia. Quello che posso dirti è quali sono stati gli elementi chiave che hanno fatto andare così veloce l'amministrazione francese nel cambio di queste cose. Il fatto è che nell'amministrazione francese c'erano vari progetti che erano aperti per ricostruire e rifondere i sistemi informatici, e a differenza di quello che mi sembra succedere qua in Italia, lì delle persone relativamente giovani, molto competenti, possono rapidamente arrivare in posizioni decisionali nell'amministrazione francese. Ed è successo in vari ministeri che persone che erano studenti, che hanno una competenza elevata su nuove tecnologie, in particolare sul software libero, sono riuscite rapidamente ad arrivare in posizioni di decisione nelle varie amministrazioni e quindi hanno potuto fare la prova del fatto che il software libero poteva essere veramente uno strumento. Questa è una prima cosa. E poi c'è una seconda cosa: in Francia c'è un enorme rispetto per lo Stato con la S maiuscola. Lo Stato ha un dovere rispetto ai cittadini, quindi per esempio il dovere di permettere l'accesso alle leggi per tutti i cittadini è qualcosa in cui si è mostrato come sono capaci di reagire rapidamente. Per non dire, 10 anni fa era impossibile accedere ai testi delle leggi perché lo Stato aveva fatto un contratto con un'impresa privata che diffondeva queste informazioni. Hanno pagato per liberarsi dal contratto e tutte queste leggi adesso sono disponibili liberamente in linea con dei formati aperti, quindi si possono scaricare e scambiare liberamente. E poi c'è un'agenzia all'interno dell'amministrazione francese, che qui mi sembra simile a quella che è il CNIPA qua in Francia, che in Italia, in Francia era la DAE, ATK e adesso si chiama ADEL, che si occupa dell'amministrazione elettronica e che da tempo si assicura che ci sia interoperabilità, ci siano formati aperti e piano piano sta anche spingendo all'uso di software libero. Ed era direttamente sotto le dipendenze del primo ministro, quindi aveva un potere importante. Allora, quanto di questo non è successo in Italia non te lo so dire, quanto di questa è responsabilità dell'Italia non te lo so dire, sarebbe piuttosto a voi di spiegarmi come mai sono andato via dall'Italia 18 anni fa, torno adesso e vedo una differenza così grande tra quello che è successo in Francia e quello che è successo in Italia. Allora, oltre alla Francia, anche com'è la situazione del software libero in altri paesi principali dell'Unione, come posso essere ad esempio la Spagna o la Germania, per così dire? Beh, tanto la Spagna che la Germania sono estremamente attive sul soggetto, diciamo, per esempio in Spagna, se vedete, c'è stata tutta l'iniziativa in Estremadura basata su Debian e che poi è stata messa, diciamo,
su cui ci sono stati dei proiettori mediatici messi sopra per mostrarla un po' dappertutto. In Germania c'è stata la transizione a Monaco che sta terminando in questo periodo, ovviamente queste cose si muovono rapidamente. Quello che è importante è arrivare a una presa di coscienza politica dell'impatto che hanno queste cose. Non si tratta solo di tecnologia, si tratta anche di problemi di libertà e di rispetto dei diritti dei cittadini, mentre troppo spesso vengono affrontati questi problemi, da quello che vedo, puramente da un punto di vista economico. Si tratta di risparmiare due soldi o di non spendere due soldi. L'esempio che do sempre, nella mia università, che adesso è stata trasferita in un'altra sede, lo Stato francese ha speso delle cifre pazzesche per togliere l'amianto. Non è una buona cosa economicamente, però bisogna farlo per una questione di salute pubblica. E anche nell'amministrazione pubblica, se c'è un mucchio di software o di formati che non vanno bene perché impediscono di fare il servizio al cittadino che è necessario, beh, bisogna disamiantare l'amministrazione pubblica, anche se costa caro. Quindi dalla sua analisi vede ben poche possibilità in un futuro, diciamo, abbastanza prossimo di uno sviluppo qui in Italia del software libero. Non ho detto questo, ho detto che mi piacerebbe capire da dove viene questo ritardo che c'è qua, però al tempo stesso lo svilupparsi di questi master come questo di qua è una prova che le cose stanno cambiando, la creazione di commissioni come quella mia è una prova che c'è almeno simbolicamente una volontà di fare qualcosa. Adesso però quello che aspetto sono i risultati concreti, a quando la dichiarazione di redditi veramente multistandard, a quando la dichiarazione dell'IVA veramente aperta per tutti i formati, a quando Firefox usato in più del 18% dei navigatori italiani, a quando i siti web dell'amministrazione pubblica italiana veramente accessibili a tutte le tecnologie aperte. Non ci vuole molto, ci vuole giusto un po' di volontà politica, credo che forse ci si potrebbe arrivare. E non è una questione di destra o di sinistra, è una questione di intelligenza. Grazie mille.